Ciao fans! Siamo qua oggi perché? Perché continuiamo con la serie... perché ridi? Perché volevo dirti perché la gamba da cadere. Comunque siamo qua perché facciamo dei video che in realtà poi non guardate. Esatto. Però noi li facciamo lo stesso. Perché ci piace lo stesso farli. Meno l'una, visto che sono le 23:30, si è alzata alle 5 e domani è la vigilia di Natale. E vorrei andare a letto. Ma noi ci accontenteremo di queste 1000 view che ci farete e basta. Meno male che ci sono altri social che ci danno più soddisfazioni. Esatto. Tipo? E TikTok avremo 105.000 followers, quindi grazie a tutti i 105.000 followers. Con video che fanno milioni di visualizzazioni. Grazie a me. Almeno lì, perché poi vabbè. Grazie, siete fantastici. Comunque siamo qua. Siete fantastici tutti. Un po' meno. Comunque siamo qua perché vi spieghiamo l'ultimo giro che abbiamo fatto e che abbiamo visto sul canale. No, in realtà lo spiegai Eros perché io non mi ricordo niente. Ti ho mandato la mappa prima. Sì, ho capito, ma ho dei frammenti di visione qua e là nella mente. Io ti farò delle domande allora su delle località che spero ti ricorderai come erano e tu direi delle frasi lapidarie che poi non avranno senso in realtà. Butterei lì delle affermazioni tipo okay. Ma non era quel posto lì. Lapidarie. Sì, scagliate proprio come... Vabbè. Comunque, questo giro da dove è iniziato? Questo è facile? Da Bema. Comunque è bello, sembra tipo quando vai alle terme che c'è qualcosa che ti... Ah, per lo scarico? Sì, sembra l'idromassaggio. Dai, andiamo idromassaggio che sono già le 9:50. Perché così tardi? Perché noi non siamo mattinieri. No, riprova. Perché io ci metto troppo a prepararmi. Esatto, beh, a sua discolpa il giorno prima avevi lavorato 15 ore, lo dici nel video a un certo punto. Eri andata a letto le 2 e ti ho tirato giù dal letto le 8. Quindi vabbè, quel giorno lì è parzialmente giustificata. E non è che ci metto tanto a prepararmi. Però ci metti tanto a prepararti. Io ci metto tanto a fare colazione, almeno 20 minuti. Perché a prepararti dopo? Vabbè, ma la colazione è importante. Ti trucchi per metterti il casco che non ti vede nessuno in faccia. Ma spiegami il senso. Ma scusa, potrei incontrare il principe azzurro da un momento all'altro. Ma che cagata, scusa. Shrek può incontrare al massimo. Comunque siamo partiti da Bema, poi dove siamo andati? Questo è facile. In Trentino! Prima, se ci abbiamo fatto della strada per arrivare già in Trentino. Siamo andati alla Prica. Alla Prica! Che è? In provincia di Sondrio. Bene. Comunque abbiamo fatto Bema, Aprica, quindi primo posto da impostare nel navigatore Aprica. Tutta statale in realtà. Si chiama Passo della Prica, ma di passo a ben poco. Sono quattro curve anche brutte, di solito c'è traffico. Infatti ci metti un passo per farlo, eh. Sì. Mamma mia, era veramente brutto. Siete che è tardi, hai sonno. Comunque, c'è sempre traffico, è brutto. Comunque siamo arrivati alla Prica, 1200 metri. E diciamo che è un po' un paesone, non è proprio il classico paesino di montagna. Sì, infatti non mi piace. Troppo cittadina. Attraversate il paese e poi scendete verso, non dire il Trentino perché non c'è il Trentino dopo la Prica. Edolo. Brava, che è in Val Camonica. Esatto. Quindi anche il lato che scende verso Edolo in realtà un po' meglio perché è un po' più lunga, però l'asfalto comunque c'è in senso, niente di che questa prima tappa. Beh, abbiamo attraversato un piccolo pezzettino di Edolo, che è una bresciana. Adesso iniziamo la salita verso il Tonale, in Val Camonica. Poi da Edolo, dove sali? Al Tonale, passo sì, del sembra Tonale. Sembra le interrogazioni quando il tuo compagno non sapeva un cavolo e cercavi di suggerirgli col labiale. E quello capiva variale. Vabbè. Comunque il Tonale,
Penso se non capisce tonale. Anale. Vabbè. Comunque, tanti lo esaltano per il guidato. Il lato lombardo, onestamente, boh, ma non mi è mai piaciuto. Il lato del Trentino come strada, che l'avevamo fatta poi nel senso... lì è carino. Sì, soprattutto perché era tardi, probabilmente non c'era nessuno. Ricordiamo che su quel tratto, dall'anno dopo in cui siamo andati noi, hanno messo il limite differenziale a 60, solo per le moto. Non ci andremo più. Bravi amici del Trentino, voi sì che sapete come incentivare il turismo. Attenzione, è superato tutti, adesso si scende come se non ci fosse un domani. Che sensazioni hai? Cosa mi sto divertendo? Su questo asfalto bicolore. Per la prima volta dopo un bel po' di mesi, forse anche qualche anno, sto spingendo un pochino e mi diverto. Comunque il tonale è brutto, nel senso che il paesaggio su com'è? Ma ho dei frammenti però... Palazzoni di cemento. Ah sì, bruttissimo. Ci sono anche questi palazzi grigi. Tre ce ne sono, uno in fila all'altro, che rovinano totalmente il paesaggio ambientalistico. Sì, diciamo che appunto il paesaggio altonale è proprio brutto. Abbiamo fatto volare il drone, vi metteremo qualche immagine e non c'è niente da vedere in realtà. Da un lato c'è il ghiacciaio, però forse è bello se prendi la cabinovia verso il ghiacciaio, se no è inutile. È un paesaggio abbastanza... morto. Sì, sì. Una volta giù dal tonale... Dove siamo arrivati? In Trentino. Stavo pensando al paese che non mi ricordavo. Di Maro. Comunque, una volta arrivati in Trentino, dovete impostare... La mela della valle nostra, eh? Vabbè, io vado. Fallo tu il video. Allora, dovete impostare... Non lo sai, passo delle palade. Il passo delle palade in realtà è in provincia di... Hai due possibilità, è 50-50. Quali sono le province del Trentino? Trento. E? Bolzano. Le palade in provincia di? Bolzano. Oh, lo sapevi o ti ho tirato via? No, è perché Trento era troppo scontato. Ok. Comunque, il passo delle palade è bello da guidare, anche lì stavo rivedendo prima velocemente le riprese, in realtà... Non si vede niente a livello di paesaggio, è tutto bosco, pini. Licheni e muschi. Sì, abbastanza... Conifere. Anonimo come passo, anche quello. Sto pensando a qualcosa da dire sul passo delle palade, ma non mi viene in mente niente, sinceramente. Ma non vorrei dire cazzate, ma mi sembra che questa è la cima. Eh sì, 1500. Eh sì, 1518. Beh, siamo arrivati in cima al posto delle palade, adesso tutte le persone a piedi mi guardano perché ho in testa la 360 con il bastone, molto bene. Mi viene in mente però che prima di arrivarci c'è il lago di Santa Giustina, che era quello che si vedeva il ponte con tutte le arcate. Guardate qua che figata. Sì, mi sto anche addormentando io. Mi è proprio venuto un abbiocco prepotente. Vedi di svegliarti. E vabbè, ci ho lavorato 18.000 ore. Ho capito, sei in moto, dormirei stasera. La vedete anche voi la palla di fieno che rotola nel deserto, uguale. Del ponte con delle arcate. Lago di Santa Giustina. Ma tipo che c'era una curva e te lo trovi sulla destra? Sì, non era una curva, ma in realtà era una deviazione. Sì. Ah, ok. Allora. Che c'era un paese che si chiama Cagno, ti faceva ridere. Te lo ricordi? No, il paese no, mi ricordo però quell'insenatura. Come si chiama? Cagno? Continua a ridere, Cagno. Perché è famiglia di Cagna. Sai dove siamo? Che comune è questo? No. Cagno. Ah. Però se lo sei già dimenticata, quindi... Comunque, il tratto di collegamento tra questo lago e la cima delle palade è abbastanza carino. Poi una volta giù dal passo delle palade, dove siamo andati? Al passo? Passo Mendola. Brava. Che è in provincia di? Trento. Oh. E com'è il Mendola? Bello. Ma? Ma era pieno di polizia. Cioè, nel senso,
siamo scesi apposta da quel lato lì perché farlo in salita da quel lato è il più bello da guidare, mentre l'altro lato, in realtà dall'altro lato non è neanche un passo praticamente, perché sale talmente gradualmente la strada in mezzo ai paesi che, cioè, non è niente di che. Dal lato verso Trento invece, che si vede giù tutta la valle, quello è bello anche a livello di paesaggio perché è molto panoramico. Ti ricordi che si vedevano giù le tornanti, tutto esatto. Molto bello, peccato che a quanto pare la volta che l'avevo fatto io nel 2017 non c'erano posti di blocco, non c'era nulla. A questo giro c'era un posto di blocco della locale, che com'era un posto di blocco della locale? Normale, no? Intelligente. Sì. Cioè, nel senso, era in una piazzola, non davano fastidio, non era lì, fermavano chi voleva fermare. Ce ne saranno due, dai. Non penso. Pericolo scampato. Invece quello dei carabinieri com'era? Allora, erano fermi su un tornante in piedi e... Non mi fermeranno mai, vero? No, dai. Ma così proprio piantati in mezzo alla strada? Qualcuno diceva, lo fanno come deterrente per non far andare forte la gente. Qualcun altro dice... Il collega in realtà guarda giù dai tornanti e segnala che arriva forte. Non può vedere da dove erano messi, non si vede da niente. Quindi no, semplicemente si vede che gli piace rischiare la vita mettendosi in mezzo alla strada in quel modo in curva. Perché è senso di potenza. No dai, adesso a parte le cazzate, su questa roba qua non scherziamo. Secondo me, ma anche secondo te perché ne avevamo parlato... Non era il modo di fare un posto di blocco, di controllo, come lo si vuole chiamare, per la sicurezza di tutti, sia di chi è in strada sia loro, perché comunque sono i primi a rischiare mettendosi lì in mezzo in quel modo. Certo non è sicuro, perché se uno arriva giù forte magari non Ma al di là di quello che uno dice, se scende forte è colpa di quello che scende forte, comunque i guasti succedono, i guasti freni succedono, non è una roba così infrequente. Se a uno gli si guastano i freni per dire del camper che si surriscaldano e si ritrova lì questo qua in mezzo, cosa fa? Sì, dovrebbero metterci, va bene, sul tornante, ma... Erano già con la macchina in piazzola, ci rimanevano. Esatto. Quindi vabbè, diciamo che questa roba qua non ci è piaciuta e per ora l'abbiamo vista solo in Trentino, Alto Adige, per generalizzare la regione. Da altre parti mai vista... Puoi stare attenta al posto di massaggiarti la barbianna. Sto massaggiando. Ho gli occhi che mi si chiudono. Sto facendo uno sforzo per vedermi così. Ah, ok, va bene. Vuoi gli occhiali da solo così non siete che ce li hai chiusi? No, perché davvero se non dormo. Ti vado a prendere. Dai! O meglio, grazie. Adesso l'una può dormire e non ci accorgiamo finché non le faccio una domanda che si sentirà il silenzio cosmico. Bene, comunque, chiusa parentesi, che non è il modo di fare i posti di blocco, il Mendola è molto bello da guidare, anche a livello di paesaggio comunque si vede giù tutta la valle. Poi dopo il Mendola dove siamo andati? Al lago di... Molveno! Comunque, Luna Colombo 4, cioè questa interrogazione è veramente uno strazio. Ti ho mandato anche la mappa prima. No, capito, ma ho letto i nomi, ma non è che me li ricordo bene, cioè, non è che è così me li ricordo. Ma c'eri anche tu a fare il giro insieme a me? Sì, ma è passato un anno. E poi, quindi? Ho capito, non è che uno può ricordare... Ma i video che pubblico il venerdì li vedi almeno tu? Certo, ma non è che mi ricordo i nomi perché vedo il video 8 mesi fa. Ma il video è uscito venerdì, l'ultimo. Di questo giro? Ah. Vero, non è... Sì, sì. Ah. Che è quello che siamo ritornati fino a Bema. Non sarò stata attenta. Probabilmente quello. Luna, hai visto il video? Sì, di cosa parlava? Ma non è vero, sì. Eravamo in moto? Sì. Ah, sì. Ok. Ma sì che l'ho visto, cioè, l'ho visto. Ma non mi ricordo. Vabbè. Comunque il lago di Molveno è carino, però a parte questo, cioè, c'è la strada che lo costeggia, si vedono gli alberi principalmente. Sì, esatto, anche lì mi ricordo c'era una strada, un rettilineo con tutti gli alberi sulla destra
e alla fine ci siamo fermati quando era finito il lago. Quando era finito il lago, esatto, per fare volare il drone. Ecco, lì abbiamo fatto volare il drone, anche il mendolo l'abbiamo fatto volare, questo l'abbiamo detto, dall'alto molto bello il mendolo da vedere, metterò qualche ripresa dei tornanti in questo momento durante il video, quindi di qualcosa almeno passano le riprese del drone nel mentre. Sto per dormire? Qualcosa che fosse inerente. Vabbè. Comunque l'avevamo il pieno carino. Ci vuoi fermare qua? Far cosa? Vedere, far due foto? Non lo so, boh. Sono vado avanti. No, no, va avanti. Poi dopo il lago di Molveno siamo andati dove? Questo è difficile. Non sapevi quale facili. Nalles. 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 No. Qualcosa come un paese che inizia con la N e finisce con la S. No, era quattro tappe prima. Ah, ok. Tione di Trento. Tione di Trento. Perché girate un po' in su, andate a Tione di Trento, poi dopo Tione di Trento, cosa c'è? Bema? Madonna di Campiglio. Ah, Madonna di Campiglio. Ah sì, perché poi ho fatto il passo Carlo Magno. Luna, lo fai tu l'itinerario per domenica? No, no, io le strade non le so. Non solo non le sai, non te le ricordi neanche. Esatto, troppi nomi. Comunque, Madonna di Campiglio, quello che ci siamo accorti, contestualizziamo, era luglio 2020, quindi, anzi, era fine giugno. Era quel periodo dove si poteva iniziare a uscire, ma la gente aveva ancora un po' paura, si capiva bene. Tutti i paesi che abbiamo attraversato, deserti. Cioè, pochissima gente, tranne sulle statali. Paesini in montagna, così, nessuno. Madonna di Campiglio, nessuno. Vero che erano le 7 di sera di domenica, magari la gente era anche a casa a mangiare pizzoccheri. Sì, ma è deserto sto paese. Cioè, tutti questi paesi sono deserti. Beh, oddio, tutti i paesi che abbiamo attraversato erano abbastanza deserti, eh. Beh, che domenica sera sono le 7, penso che anche la gente sia a cena. Non so. Oppure erano tutti riuniti a fare baldoria in qualche baita montagna, So, comunque abbastanza formaggia, desolante. Formaggia, salamelle, salamini, formaggelle, pulenta, cudeghin. E basta. Taragna. E poi la colesterolo 250. Pezzavola. Vabbè. Madonna di Campiglio, si vede tutto il massiccio dolomitico che c'è lì di fianco, molto bello, te lo ricordo almeno il paesaggio. Molto, me lo ricordo, ho anche messo una foto ieri. Che figata. Ok, vero, ecco, quella foto lì nel punto panoramico non è Campiglio. Se non la seguite su Instagram, continuate così perché pubblica solo cazzate. Non è vero, Luna Colombo su Instagram ho 10,5 followers. 10,5 follower? Perché sono 10 e uno non ha preso metà? 10,5k ah, okay. Di followers. Poi dopo Madonna di Campiglio cosa c'era? L'hai detto prima. Bema. No. Il campo. Passo Campo Carlo Magno. Esatto, che è il punto più alto della strada che passa Madonna di Campiglio. Passo Campo Carlo Magno. 1682, beh, il più alto della giornata. Vabbè, dopo il tonale. Una volta fatto quello, scendete verso Folgarida e poi arrivate a Di Maro. Prima di arrivare lì, ci siamo accorti quest'anno, facendolo in macchina pochi mesi fa in realtà, che quattro alberi in una piazzola di sosta con le panchine, cosa hanno fatto degli alberi? Hanno fatto delle sculture con degli animali. Ciao fans, abbiamo trovato queste sculture di legno fatte con la motosega. Praticamente questo era un albero. Cioè, ha ancora le radici che vanno dentro nel terreno. Adesso un gufo, lì c'è un'aquila. Quello, non lo so, un tizio che scala la parete. E là dietro c'era anche lo scoiattolo. Lo scoiattolino. Ecco lo scoiattolo. Dove siamo? Che poi ce lo chiedono tutti. Siamo, non lo so. Siamo a Di Maro. Siamo sulla strada che porta da Di Maro a Madonna di Campiglio. No. Bene. Comunque molto belli, anche se dispiace per gli alberi, però... Magari era il loro destino, stavo morendo. Magari erano pericolanti, non lo so. Comunque vi lasciamo qua le immagini più recenti degli alberi abbattuti, cioè abbattuti, trasformati in scultura. Una volta dopo passato dagli alberi, dove siamo andati? A Bema. A Di Maro. A dopo Di Maro. A Bema. Al tonale.
Guarda che bello però le montagne di qua. E con questa luce sulle montagne fatta dal tramonto là dietro. Al tramonto, molto romantica. Comunque il tonale al tramonto molto bello, tranne che per il fatto che, cosa ti sei accorta in cima al tonale? Comunque io ve lo assicuro, che... è difficile così, è molto difficile. Allora, mi sono accorta che avevo la gomma un pochino consumata, quindi si vedeva un pochino la tela, solo in una parte. Cioè ti sei accorto o mi sono accorto te l'ho comunicato? Ti sei accorto e me l'hai comunicato perché io non ho gli occhi dietro. Ma neanche se c'è dalla moto. Che amore, fuori la tela. Te l'avevo detto. Puoi controllare? No, ci arrivo a casa. Sì, ci arrivi, ma ma arrivi con le tele proprio tanto di fuori. Grazie, amore. Beh, comunque dopo il tonale dove siamo andati? A Bema? No. Siamo andati... Alla Prica. Ma scusami, è la stessa strada dell'andata? Giusto. Allora siamo andati alla Prica e dopodiché siamo arrivati fino a Bema. Finalmente puoi dire adesso dove siamo andati dopo la Prica? A Bema. Oh, questa volta è giusto. Siamo arrivati in garage, abbiamo fatto Siena 500 qualcosa chilometri. A che ora siamo arrivati? Alle 23:30. Non è vero. Non è vero. È stato il nostro classico orario di arrivo. Non è vero però questa volta. Ok, siamo arrivati un po' prima. Tipo? 10:30. Sì, più o meno sì. Beh, comunque ho guardato poco fa, sono 511 km questo giro. Vi lasciamo nella descrizione del video tutte le tappe da mettere nel navigatore per farlo uguale. Maps segna 10 ore e 41 minuti e effettivamente tra le pause, tipo abbiamo mangiato dove? Dove abbiamo pranzato? Su una panchina vicino a una chiesa. Questo vedi, te lo ricordi? Siete che con le robe del cibo ti ricordi? Io ho anche fatto un pisolo lì. Strano, da seduta. Da seduta. Perché tu non dormi mai. Potrei farlo anche adesso. Ma già lo stai facendo, Luna, perché devi parlare trei, no? Già stai dormendo da un'ora tu. Beh, comunque abbiamo mangiato lì, quindi alla fine siamo partiti alle 10, siamo tornati alle 12 ore. Maps dice 10:41, tra le pause, cambio batteria, mangia, più o meno siamo in linea. Esatto. Comunque un giro bello lungo. Di solito dicevamo anche quanto era difficoltoso a livello di strade. Quanto è difficoltoso? Ma... secondo me per niente. Sono tutte strade facile. Larghe, stataloni, non ci sono tornanti stretti. Quindi è una strada adatta anche ai principianti. Cioè, tranne per il fatto appunto che sono 511 km, 10 ore e mezza, senza fermarsi. Cioè, la benzina, eccetera. Perciò comunque un po' di allenamento serve. E cos'altro vuoi dire? Visto che in realtà questo video uscirà, che è tra poco Capodanno. Fate i bravi a Capodanno. Dovrebbe uscire il 31 dicembre. Bevete responsabilmente, mi raccomando. Tanto non posso più neanche fare le feste. Non fate scoppiare perché... i petardi, che poi perdete le dita o la mano. E si spaventano gli animali. Esatto. Non appena sente i botti, se nasconde sotto al letto, ad esempio. Sì, esatto. Perché... ho troppa paura, come il temporale. E fate bella baldoria, mi raccomando, buon anno, buon 2022. Non vedo l'ora di finire il video, invece ti faccio dire un'altra cosa. Cosa? Cosa uscirà qua sotto adesso? Un bel banner con su tutto il nostro shop, in cui potrete trovare felpe, magliette, tazze, canotte, basta. Ok, quindi cliccate il link in descrizione e andate sul sito per vedere, dare un'occhiata e magari comprare qualcosa che necessitiamo di avere donazioni da parte vostra. Dove va tutto il ricavato? A me. Quindi? Comprate. No, quindi ai poveri. Esatto. Anche perché l'anno prossimo vuole prendere la 09 anche lei e servono i fondi per farlo. Esatto, quindi donate. Detto questo... seguiteci sui vari social, sono tutti in descrizione, ci sono tutti i link, basta cliccarli. E direi che ti lascio andare a dormire. La ringrazio. Non prima di avermi dato una mano a smontare. No, no, le lascio fare a lei questo. Io monto, io smonto. Cioè monto, smonto. E meno male, che monti e smonti. E il video è finito. Saluta. Ciao fans. Comunque in copertina sai che ci sarei tu con gli occhiali da sole. Un attimo.
Anzi, se puoi metterli e avvicinarti alla telecamera, così prenderò questo frame. Bene. E con questa immagine in primo piano ci salutiamo.